Allora, siamo qua con Sabrina Iosfi della cooperativa sociale Onlus Alternata Siros del Lazio. E Sabrina, perché hai deciso di partecipare a questa marcia? Cosa fate voi nel vostro territorio e quindi che ti ha spinto poi a approfondirlo, diciamo, ad affrontarlo insieme a tanti altri attivisti, attiviste, mondo dell'associazionismo che è qua con noi in questo viaggio? Allora, noi ci occupiamo dell'accoglienza a tutti i livelli, quindi emergenziale, prima, seconda e nel campo dell'immigrazione comunque da tanti anni. Siamo mediatori, operatori, insegnanti, operatori legali, e all'attivo abbiamo anche un CAS a Rieti, oltre ad altre cose. E l'obiettivo è quello di toccare con mano la frontiera, vedere da dove arrivano i nostri ragazzi e cercare di capire anche meglio, oltre poi l'obiettivo generico dell'Europa che non ci piace, perché a noi questa Europa non piace, e lavorare su questo tipo di soggetti in queste condizioni non è un qualcosa di democratico, diplomatico, costituzionale, e non, i diritti umani sono la prima cosa in questo settore, quindi ci siamo spinti. Speriamo che ne esca qualcosa di buono da questa esperienza, speriamo che non sia anche solo un trampolino di lancio per future esperienze del genere. Va bene, grazie mille.